Ciao a tutti, io sono Francesca. Oggi video spesa Lidl. Non ho speso tantissimo come potete vedere, però ho preso delle cosine buone. Cioè buone, che ci servono. Allora, ho preso il tofu vegetale per questo qui, per quando farò il, come si dice, il poké. Questo qui scade il 16 marzo, quindi ho un po' di tempo. Poi ho preso per stasera, adesso è uscita dalla scatola, le lasagne vegetariane, perché hanno il formaggio però col caglio microbico, quindi in teoria non c'è il caglio. Cioè non c'è il caglio animale, ma c'è quello vegetale, quindi sono vegetariana per questo, che faccio metà stasera e metà domani sera. Infatti vedete, per 200 grammi hanno 200, 214 calorie, ci sta. E vabbè, queste. Allora, il tofu l'ho pagato tagliata vegetale, questa qua, 1,99 euro, mentre le lasagne l'ho pagato 2,99. Vabbè, poi ho preso il petto di tacchino per Balù, che scade il 20 di marzo, oggi è il 2, quindi ho un pochettino di tempo per mangiarlo. E allora, non lo trovo. Cerco. Petto di tacchino, 1,49 euro al pezzo, quindi 2 euro e qualcosa, 2,98 euro in totale. Poi, sempre per il poké, ho preso il tofu al naturale, che ieri l'ho messo, l'ho fatto mettere nel poké perché l'abbiamo ordinato all'asporto e mi è piaciuto. E questo qui scade il, mi sembra il 31 di marzo. Ci ho guardato perché ci sono degli alimenti che scadono subito e degli altri che scadono un pochettino più in là. Ah, il 30 aprile scade alla fine, quindi meglio. Va bene così. Poi era in sconto e per la bimba ho preso la crema spalmabile con formaggio. E non so se ci siano delle erbe. Credo di sì, vabbè, comunque è buona. E questa qui era in sconto da 1,49 euro a 99 centesimi, se non mi sbaglio. Sì, a 99 centesimi, esatto. Poi, da tenere lì per una salvacena, questo qui è un salvacena, sono i noodles vegetali, scadono alla fine del mese, 31 marzo questi, e vabbè, questi qui sono già, sono tipo come sai che buono, in poche parole. Siccome ho dei noodles in busta, cioè nel senso da cuocere come la pasta normale, ho preso questo qui come contorno. Quando avrò voglia di farli, li farò con quello. Poi, zucchero, ne ho presi due scatole, cioè due scatole, due sacchi, due pacchi, perché era scontato a 1,19 euro invece che a 1,29 euro. Vabbè, serviva e l'ho preso. Poi Coca-Cola, due lattine di Coca-Cola. Anche queste qui forse erano scontate, se non mi sbaglio, Credo di sì, l'ho visto nel volantino. Sapete che nei weekend ci sono degli sconti un po' più grandi. Poi, vedete, i miei compagni, per quando giocherò all'Inter, gli ho preso questi qua, arachidi assortiti a 1,49 euro. Poi ho fatto un po' di scorta di yogurt vegetale perché quelli che ho, a parte che stanno finendo e poi scadono tra poco, però li hanno rimessi, hanno la scadenza un po' più lunga ovviamente, e infatti scadono il 23 marzo, ma io questi qui ne mangio uno al giorno e quindi ci siamo. 23 marzo, ne ho presi 3 di questi qui, e poi sempre 23 marzo anche questi qua. Allora, lo yogurt vegetale l'ho pagato
89 centesimi al pezzo. E questa qui è la frutta, cioè al pezzo, al pacco. Tre, ovviamente. Poi ne ho presi tre di quegli altri al cocco, questi qua, che li ho pagati 1,39 euro al pacco. Quindi ci sta. Sono buonissimi, vi dico la verità, cioè sono proprio buonissimi. Io la frutta normalmente non la mangio, con questi yogurt qua la mangio una volta al giorno. Quindi sono veramente buoni. E detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!